Allora ragazzi, ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a vedere come fare una pizza in teglia con 20 ore di lievitazione circa con lievito di birra. Allora, questi sono i nostri ingredienti. Ho 3 g di lievito di birra secco, 450 g di farina bianca forte e 50 g di farina integrale. E poi con il 75% di idratazione 375 grammi d'acqua che non verseremo tutte insieme, ma adesso andiamo a vedere. Intanto versiamone un po' nel lievito per farlo sciogliere. Diamo una girata. Nel frattempo lo facciamo sciogliere. Dopodiché andiamo a versare la farina, tutta quanta la farina. Recipiente, poi andiamo a versare l'acqua. Non versiamola tutta insieme perché altrimenti sarà poi difficile farla asciugare, farla prendere dalla farina. Quindi ne versiamo un pochino, ne lasciamo circa 50-60 grammi e cominciamo a girare con la mano oppure con una cucchiarella o un leccapentole. Ecco, io c'avevo il leccapentole, però vabbè, fatto con la mano. Cerchiamo di far assorbire tutta la farina dall'acqua. Se vedete che è un po' asciutto, ci mettete altra acqua. Ecco qui, vedete come in questo caso è abbastanza asciutto, quindi possiamo andare con altra acqua, sempre poca alla volta. E continuiamo a mescolare. Eccoci qua, vedete? Continuiamo ad impastare fino a che non diventa, finché diciamo non ci si appiccica più alle mani, ecco. E dopodiché andiamo a vedere come mettere il lievito. Impasto risulta abbastanza amalgamato. Andiamo a finire di mettere l'acqua rimasta. Continuiamo ad impastare facendola assorbire. Ci vuole pazienza, eh? Ecco qui, una volta che abbiamo fatto assorbire il resto dell'acqua al nostro impasto, non è finita qua perché abbiamo anche l'acqua con il lievito sciolto e l'andiamo a mettere, andiamo a versare anche questa nell'impasto e quindi riniziamo a far assorbire l'ultima acqua al nostro impasto. Allora, vi ricordo che io ho fatto 500 grammi di farina. Ho fatto 450 di farina bianca forte e 50 integrale. Se non dovesse avere quella integrale potete farla tranquillamente con tutta bianca, ma a me piace sempre un po' di integrale perché dà più sapore. E invece se non avete lievito secco ma avete quello fresco, diciamo che su 500 grammi di farina totali io andrei a mettere circa 15 grammi di lievito fresco. Dopo che avremo fatto assorbire l'acqua con il lievito, andiamo a mettere il sale e poi alla fine l'olio. In questo caso su 500 grammi sempre di farina ho preparato 10 grammi di sale, 10-12 grammi di sale e 8 grammi d'olio. Ok, il resto dell'acqua con il lievito è amalgamato. Ecco qui. Lo faccio vedere, questo è l'impasto, è abbastanza appiccicoso perché comunque è un 75% di idratazione, quindi l'acqua c'è. Mi raccomando, usate una farina abbastanza forte perché sennò non ve l'assorbe bene. Adesso andiamo a mettere il sale, eccolo qua, ricordiamo 10-12 grammi di sale,
a mettere bene dentro e continuiamo ad impastare fino a che non lo sentiamo più nelle dita, insomma. Quando lo mettiamo sentiamo il granello di sale mentre impastiamo, quindi diciamo un 5-6 minuti e dovrebbe essere quasi completamente sciolto. Dopodiché andremo a mettere l'olio. Ok, andiamo a mettere l'olio. A pulire bene il bicchierino, non sprechiamo niente. Vedete che diciamo che ricomincerete da capo, l'impasto si comincerà a sfaldare, ma non vi preoccupate perché ci vorrà poi molto di meno perché si riamalgami bene tutto. Mamma mia, che odore ragazzi, provate a sentire dopo aver messo l'olio che odore che c'è. Allora, ecco fatto, anche l'olio è assorbito, adesso il nostro impasto è bello liscio come potete vedere. E niente, adesso lo andremo a lasciare a riposo coperto da un canavaccio a temperatura ambiente di circa 18-20 gradi per 30-40 minuti. Dopo 30-40 minuti andiamo a fare la prima serie di pieghe. Questa volta per l'impasto della pizza diciamo che io ne faccio due. Quindi 30-40 minuti una piega, 30-40 minuti un'altra. Aspetto un altri 30-40 minuti e lo lascio poi, lo copro con la pellicola e lo vado a mettere in frigo. Comunque poi dopo lo vediamo. Adesso lo copriamo con un canavaccio e lo lasciamo a riposo per 40 minuti a temperatura ambiente. Sono passati 40 minuti. Andiamo a togliere l'impasto da dentro il nostro recipiente. Lo andiamo a versare sul tavolo. Prima io inumidisco giusto un po' con un po' d'acqua. Mi bagno anche un po' le mani in maniera che non mi si attacca l'impasto. Andiamo a trasferire sul tavolo per fare le pieghe. Allora, a che servono le pieghe? Le pieghe fondamentalmente servono a dare forza all'impasto, forza alla maglia glutinica. Servono per far inglobare aria. Ecco qui, la nostra prima serie di pieghe è stata fatta, andiamo a rimettere il pasto nel contenitore e rivediamo le pieghe per un'altra volta, tra 40 minuti. Allora, eccoci qua, dopo la seconda serie di pieghe è passata mezz'ora, 40 minuti appunto dalla seconda serie e adesso lo andiamo a coprire con la pellicola e lo andiamo a mettere in frigo. Questo è il nostro impasto dopo la seconda serie di pieghe. Non so se vedete, ma comunque è bello già abbastanza bolloso. Prima di rimetterlo dentro ci ho messo un po' d'olio, così domani senza che lo andiamo a stressare per staccarlo dalle pareti esce con facilità. E perché non lo andiamo a stressare? Perché non dobbiamo far uscire il gas che è incorporato. Perché è proprio per questo che poi alla fine viene quella bella pizza bollosa, capito? Quindi lo andiamo a coprire con la pellicola e lo andiamo a mettere in frigo. Lo mettiamo in frigo per circa 15 ore. Allora ragazzi, eccomi qua. Sono passate 15 ore da quando abbiamo messo l'impasto al frigo. È cresciuto bene, ha maturato bene. Adesso lo andiamo a lasciare sempre coperto dalla pellicola a temperatura ambiente per circa una quarantina di minuti e dopodiché andremo con la stagliatura, ovvero la formazione dei panetti a seconda di quanto impasto abbiamo fatto e a seconda di quante teglie dobbiamo fare. Quindi io oggi ne andrò a fare due, andrò a farne una più grande e una più piccola e quindi fra poco vedremo come fare questi panetti. Vi do una chicca per capire quanto dobbiamo fare grandi i panetti da poi andare a stendere e mettere sulla teglia.
Facciamo, misuriamo i due lati della teglia, lato per lato, e dividiamo per due. Quello che esce fuori è il peso della pallina che dovremmo andare a preparare. Un'altra cosa importante, qualcuno di voi ha anche il lievito madre, quindi questa ricetta può essere fatta anche con il lievito madre. Il procedimento è lo stesso, cambiano pochissime cose, ovvero l'inserimento del lievito madre nell'impasto è sempre lo stesso, lasciamo sempre un po' d'acqua per far poi amalgamare il lievito madre all'impasto. Di lievito madre ne usiamo il 20-25% sul peso della farina. E un'altra cosa molto importante che cambia è il tempo di lievitazione. Avrà bisogno appunto di una lievitazione un po' più lunga, quindi prima di metterlo in frigo dopo le pieghe, invece di aspettare 45 minuti, un'ora, aspettiamo 2 ore, 2 ore e mezza. Mentre invece per quando dovremmo fare la stagliatura, ovvero la divisione in panetti, dovremmo tirarlo fuori 1 ora prima. Quindi invece di farlo stare 40 minuti a temperatura ambiente come faremo adesso, lo faremo stare 1 ora e mezza a 2 ore. Allora, 40 minuti a temperatura ambiente sono passati. Andiamo a levare la pellicola dall'insalatiera. E questo qui è l'impasto, bello bolloso, vedete? Adesso quello che ci servirà: un po' di farina, una spatola. Io ho questa qui, diciamo, si chiama una stecca, ma potete avere questa, potete avere un raschietto, potete avere anche un coltello senza lama, perché vi farò vedere a cosa ci servirà. Adesso andiamo a spolverare il banco con la farina, non in maniera eccessiva. Ci andiamo anche a sporcare le mani con la farina e molto delicatamente stacchiamo un po' l'impasto dalle pareti, anche se comunque era già sta abbastanza staccato perché avevamo messo l'olio, vi ricordate? E lo andiamo a rovesciare sul piano. Eccolo qua, vedete? È bello areoso. Adesso lo andiamo ad allargare formando tipo una specie di rettangolo, cercando di allargarlo e di avere appunto una forma uniforme, perché così è più facile andarlo a stagliare. In questo caso io ho una teglia 35x30, quindi farò una pallina di circa 500-550 grammi e il resto per un'altra teglia più piccola. Cerchiamo di essere abbastanza precisi, perché dobbiamo cercare sempre di fare meno tagli possibile per appunto non perdere l'aria che c'è dentro. Quindi andiamo a vedere, io procedo così. Ok, questo è il nostro panetto, lo andiamo a pesare sempre con delicatezza ed è perfetto, 560, sono stato fortunato. Andiamo ad effettuare il nostro panetto. Allarghiamolo sempre un po' facendo un rettangolo e andiamo a prendere i lati e li andiamo a portare al centro. Ok? Una volta che li abbiamo sovrapposti, facciamo delle cuciture. Poi lo chiudiamo a metà e andiamo a sigillare. Questo è il nostro panetto che andremo a lasciare. Io in questo caso lo lascio sul banco di lavoro, potete anche lasciarlo su una teglia sporca di farina e andiamo a lasciare qui per circa 3-4 ore. Andiamo a fare anche l'altro, questo è un po' più piccolo, lo facciamo così. Nel caso in cui lo facciate con il lievito madre, diciamo la lievitazione del panetto sarà di un'ora in più, quindi se questa volta sarà 3 o 4 ore, con il lievito madre può essere tranquillamente di 5-6 ore. Andiamo a lasciare anche questo accanto a quest'altro e andiamo a coprire entrambi
con un canavaccio e poi aspettiamo in questo caso 3 o 4 ore, nel caso del lievito madre 4, 5, 5 e mezzo, dipende dalla lievitazione. E niente, ci vediamo poi per la stesura e per la cottura. Allora, sono passate 3 ore e mezza da quando abbiamo lasciato i nostri panetti a lievitare. Come vedete si sono raddoppiati. Adesso andiamo a vedere la stesura. Allora, per la stesura intanto abbiamo vicino la nostra teglia, che andremo a leggermente ad oleare, ma poco poco. Ci mettiamo un filetto d'olio, poi con un pennello, con una spatola, anche con le mani o con un tovagliolo. Andiamo a spennellare, a spargere l'olio sulla teglia. Ok? Poi prendiamo della farina da mettere sul banco. Io in questo caso ho preso la semola, per rendere mi piace di più. Qui andiamo a prendere la nostra pallina. Eccola qua. Farina anche sopra. E la andiamo ad allargare un po', sempre a formare, cerchiamo di formare appunto la forma della teglia. Ok, partendo dai bordi andiamo a schiacciare, perché altrimenti ci vengono dei palloni. Poi se vi piacciono i palloni potete pure lasciarli, non toccarli, però io li schiaccio un pochettino. Poi, iniziando dal centro, andiamo con i polpastrelli avanti e dopo indietro, anche un po' di lato. Poi la parte sopra diventa la parte sotto. Giriamo, ecco qui, e ripetiamo avanti, indietro. Praticamente in questa maniera non andiamo a stressare le bolle d'aria che ci sono nel nostro impasto, non le dobbiamo né andare a schiacciare né a stressare, ma quello che dobbiamo andare a fare è distribuirle proprio piano piano, senza fretta e foga. Ok, la andiamo ad allargare, vediamo diciamo com'è la grandezza della teglia, la rigiriamo ancora una volta con delicatezza, vediamo che, ecco, quasi ci siamo, non la stendiamo proprio tutta perché sennò poi nel momento in cui la andiamo a prendere ci si allunga e sarà troppo, troppo grande. Sentiamo bene sotto le dita le bolle, dove è più fina, dove è più alta, e cerchiamo di distribuirla bene. Ok? Allora, arrivati a questo punto, la andiamo a mettere nella teglia. Come facciamo? Andiamo a dividere a metà in diagonale il nostro rettangolo, mettendo la mano così. Prendiamo il lembo da questa parte e lo mettiamo sopra. Ok? Mi raccomando, le mani con i palmi in basso. Eccoci qui. Questa è l'altra. E la andiamo a mettere sulla nostra teglia. Ecco qua. La andiamo ad allargare sulla teglia in questa maniera. L'ho fatta un po' lunga, però vabbè. Ecco qui. Adesso che l'abbiamo sistemata, è pronta per essere condita. Ok? Io ho preparato un po' di pomodoro condito con un po' di sale e un po' di origano, ci potete mettere quello che volete, ovviamente passata di pomodoro a crudo perché poi si cuocerà nel forno. La vado a mettere al centro, ok? E poi con le mani la andiamo a spargere su tutta la pizza. Una volta messo il pomodoro andremo ad infornare a 250 gradi col forno preriscaldato. Ovviamente modalità statico, quindi lineetta sopra e lineetta sotto, nella parte un po' più bassa del forno, mettiamo la griglia nella parte un po' più bassa. Cuoceremo 7-8 minuti a temperatura di 250 gradi appunto in quella parte del forno, dopodiché andremo a spostare la teglia sul piano, proprio sulla base del forno, e la lasceremo cuocere fino a che non vediamo che si colora. Di solito in totale la pizza ci sta, pizza in teglia diciamo sul forno di casa, sui 15-18 minuti. Eccoci qua, questa è la nostra pizza in cottura, per farvi vedere la posizione appunto della teglia.
E a metà cottura, quando poi andremo a spostare la nostra teglia sulla base, andremo ad aggiungere la mozzarella. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo messo la mozzarella e adesso andiamo a mettere la teglia sulla base del forno. Allora, la nostra pizza è pronta, eccola qui, l'ho messa su una griglia, di solito la faccio stare diciamo 2-3 minuti per farla un attimo stemperare e poi procediamo con il taglio. Ragazzi, che dirvi? Uno spettacolo. Guardate che alveolatura. Perfetta. Crunch pure. Spero che questa ricetta vi sia stata d'aiuto. Iscrivetevi se non l'avete già fatto al mio canale YouTube e seguitemi su Instagram Panificare a casa. A presto, ragazzi!